Per Cuore Giallo Blu, Parco Ruffini, Torino batte Iesi, seconda giornata Lega 2 Gold, la prima in casa, un protagonista di giornata Kenneth Viglianisi. Sì, dai, è stata una partita molto tesa, molto tirata, fortuna alla fine abbiamo vinto noi, l'importante è questo, l'importante è portare a casa il risultato. Kenneth, tu mi devi dire cosa è successo nella tua testa quando entri dopo un secondo, perdi palla, dopo scatta un meccanismo in te, prendi il signor Gorwari che ci stava nettamente distruggendo, gli chiudi la porta in faccia e poi alla fine metti un tiro che risulterà decisivo facendo saltare un po' di gente qui a Torino. Ma guarda, cioè, sinceramente non è che ci abbia pensato molto, cioè, io entro in campo sempre, cerco di fare il meglio per la squadra. Alla fine per me l'importante è che la squadra vinca, cioè, nel senso, io cerco comunque di dare sempre il massimo, fare in modo che succeda. Oggi dobbiamo fargli i complimenti come sempre, noi sappiamo che Kenneth Viglianisi ha una caratteristica importante, personale, perché lui vince tutti gli anni il campionato. Mani in alto, Ken. Preferirei non parlare di questa cosa, niente. Non ho nulla da dire. Non ha nulla da dichiarare, allora farà parlare il campo. Domenica, partitina interessante. Domenica è una partita molto sentita, interessante contro Biella. Speriamo di far bene anche lì. Speriamo di far bene anche lì. Noi ovviamente la sentiamo molto, come la sente molto anche il pubblico. Biella oggi vincitrice a Capodorlando, una delle grandi accreditate per la vittoria finale, quindi una squadra che si è trovata subito, una squadra giovane. Cosa dobbiamo fare per cercare di stargli vicino e poi magari provare a fare un punto in più di loro? Ma Biella, come tutte, cioè, in questo campionato non ci sono squadre che si possono, contro la quale si può giocare senza avere il massimo dell'attenzione, cioè tutte le squadre sono buone, cioè, tutte le squadre sono forti, e se non come contro Iesi, anche contro Biella dovremmo dare il massimo assolutamente in tutti gli aspetti del gioco, attenzione nei particolari, che alla fine le partite si vincono con dei dettagli. Se avessi la possibilità di metterti in tasca un giocatore a Biella e toglierlo dalla partita, chi toglieresti? Io un suggerimento ce l'avrei. E qual è il suggerimento? Alan Bosco. Un bel giocatore, un tiratore pazzesco. Che tra l'altro sarà roba tua, mi sa. Non spetta a me decidere, cioè, io faccio quello che mi dice il coach, cioè, non lo so. Vedremo. Visto che ha l'acqua sul fuoco, me l'ha appena detto e ci ha concesso l'intervista perché è lì con i fuochi che bruciano, io ringrazio Kenneth Viglianisi, in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie Kenneth. Volevamo solo aggiungere una cosa importante che poi monteremo. In bocca al lupo, Kenneth. Crepi il lupo.